Daniele Romualdi, redazione di Canalonga per Cilento Channel, qui a Vallo della Lucania presso l'Erin Village in occasione del Summer Party per la presentazione ufficiale dell'associazione La Forza del Futuro Vallo, maturata e nata dall'esperienza politica fatta dalla stessa lista civica alle scorse elezioni comunali. Beh sì, senz'altro un avvenimento importante che avevamo calendarizzato nonostante la sconfitta elettorale maturata alle recenti elezioni a Vallo della Lucania. Non sempre quando si perde si è perdenti. Noi esattamente dopo 60 giorni siamo qui con la nostra gente, siamo contenti della partecipazione che le persone che ci stanno vicino, ci sono state vicine, ci stanno quotidianamente confermando. È un'associazione che stasera diciamo mette la sua pietra costituente. Prossimamente avremo modo anche di mantenere quelle che sono state le nostre promesse in campagna elettorale. Costituiremo un governo ombra, ossia ognuno dei candidati avrà delle deleghe, queste deleghe le andrà diciamo a confrontare, a rapportare all'interno di una squadra che già c'è, è pronta. Sono passati 2 mesi ma si è fatto molto, non siamo scappati, siamo qui, abbiamo fatto moltissimo, 3 consigli comunali molto, molto difficili con argomenti ostici, non ci siamo persi d'animo, la forza del futuro, siamo qua stasera ed è un'occasione per fare un bilancio di questi 60 giorni ma anche per tracciare le linee di un nuovo futuro per il bene di Vallo della Lucania. Sì, io sono stato invitato a questa serata credo che sia un fatto positivo il fatto di mantenere un'aggregazione che verifichi i rapporti, verifichi le questioni e porti avanti delle opinioni condivise da una parte della popolazione che possano dare un contributo al miglioramento delle attività amministrative, quindi è un fatto a mio avviso positivo. È una serata molto, molto bella, insomma c'è tanta gente, non ci aspettavamo tanta gente anche perché ci sono tante manifestazioni in giro e quindi ci siamo aspettati meno gente, quindi significa che tutto quell'entusiasmo che sarà creato durante la campagna elettorale in parte anche stasera insomma lo stiamo notando e quindi insomma è veramente bello. Come bene dicevi tu, insomma sono stato candidato a Forza del Futuro, sono capogruppo del capogruppo PD in Consiglio Comunale, strategicamente insomma abbiamo optato per questa linea, ma chiaramente come abbiamo sempre sostenuto c'è il PD ma c'è anche la Forza del Futuro, per cui stiamo portando avanti un discorso politico importante. E in consiglio comunale ci siamo io e Francesca Serra ma beneficiamo del lavoro di squadra, quindi tutti i candidati a Forza del Futuro ci stanno dando una grossa mano anche nel preparare gli argomenti e quindi andare in consiglio comunale preparati. Stasera abbiamo sottoscritto l'atto costitutivo La Forza del Futuro, chiaramente come già anche in questo caso anticipato costituiremo il governo ombra, per cui tutti quanti i candidati della lista della Forza del Futuro avranno una delega e quindi si occuperanno delle varie materie. Sì, questo è veramente un importante appuntamento, ha detto bene. Noi stasera siamo qui per inaugurare un'associazione, La Forza del Futuro, dove vede costituita da un presidente, da un direttivo e da tutti coloro che vogliono partecipare. Insieme per lavorare per il futuro di Vallo. Era un modo per dare seguito a questo progetto che è nato 2 mesi fa quando abbiamo deciso di formare questa lista per le amministrative di Vallo della Lucania e quindi questo è un progetto che intendiamo portare avanti, dare seguito a questo gruppo
e quindi stasera era un modo per festeggiare insieme a tutte le persone che noi abbiamo invitato questa, la nascita di questa nuova, una nuova associazione, un'associazione aperta, aperta a tutti, per continuare su questo ambito e quindi dar luogo a una serie di iniziative che poi ci porteranno a degli sviluppi futuri, insomma. Stasera siamo qui a festeggiare l'inaugurazione di un'associazione, la Forza del Futuro, perché noi intendiamo lavorare per il futuro di Vallo. Questa sera abbiamo dato seguito a quelli che erano i nostri impegni politici e di non far finire questa Forza del Futuro e abbiamo costituito un'associazione. Incominciamo a fare oltre politica, incominciamo a fare anche qualcosa di diverso.